Ciao e bentornati su Gamacast, il podcast di cui nessuno sentiva la mancanza. Siamo tornati dopo una settimana di inattività, perché siamo pigri, e questo è giusto che voi sappiate la verità, Castori, siamo pigri. Sono ancora Mauro, ancora, con me ci sono ancora Gianluca, Alex e Alessandro. Buonasera a tutti, amici Castori. Ciao ragazzi. La settimana di inattività ha portato però delle novità, infatti vorrei lanciarvi in faccia così da subito il nostro profilo Instagram, quindi andate e cliccate compulsivamente su Gamacast, però cercateci, l'ultima A è un 4 in realtà, perché il nostro social media manager è un burlone. Era già preso il nome. Da chi? Chi ha Non lo osato? so, li posso denunciare, ma Allora, non so. troveremo i responsabili, ragazzi. Prossimo podcast scopriremo chi Temo ci ha che plagiato sì, prima il che noi prossimo potessimo podcast dal carcere fare. di Utah, Oh, ne sono sicuro. era successa la stessa cosa, quei due sul server ci hanno messo 4 anni per essere loro, quei due sul server su Instagram, hanno vinto una battaglia con Instagram appunto, però dopo 4 anni sono riusciti ad avere il loro nome sul loro profilo Instagram. Quindi Ci se i piace nostri utenti questo progetto. pazientano 4 anni, forse anche noi riusciremo ad avere una A Sì. al posto del 4. Fantastico. Poi ho un'altra novità che non sanno neanche i miei co-host, ma ci hanno pagato per fare uno sponsor, quindi adesso devo leggere il testo dello sponsor, ok? Siamo su. Vai. Vai. Succhi di frutti di mare di Joe Fish, dal mare a casa tua, ora con il 50% di polpa di mare in più. Oggi anche nella versione ace, arselle, cozze e limone. Non è vero, nessuno ci ha pagato per dire questa aberrazione. Meno male. Però Perché arselle, però è cozze e bello. limone, pagateci. Ace, arselle, cozze. E limone. E limone. Però non è ace, Che poi queste sono le No, pubblicità questo è un argomento intelligenti? importante. No, questo è un trauma dell'infanzia. Avete mai pensato che l'ace è arancia, carota e limone e però si chiama ace e non acle? Oh mamma, in No, no, effetti. no, no, aspetta, è una trollata, nel senso tu da piccolo ti rendi conto, oh, voglio il succo ace, arancia, carota e limone. Sì, ma cazzo è la L del limone? Di cosa Ma stiamo io credo parlando? che sia perché si considerano le vitamine A, C e Sì, la famosa vitamina E, che non so neanche se esiste. Cioè, credo che mettiamoci la F esista. fino alla Credo che la Z. nostra ignoranza in scienze sia un po' Amici sconfitta. Non biologi, esiste la vitamina E. amici Cazzo. dietologi, scriveteci qua nei commenti se la vitamina E esiste o. Io sono E invece tentato a esiste controllare. vitamina E o tocoferolo, è molto diffusa negli alimenti, soprattutto nei frutti oleosi come olive, arachidi e mais. Vedete, Ok, forse avete non si trova mangiato proprio. informati Infatti, con ho sentito un Gamacast sacco la di bevanda dottori che picca. dicono: lei ha una mancanza di tocoferolo, quindi Sì. si mangi molte Dovrebbe mangiare degli olive e molte arachidi. cose oleose. Potrei fare un collegamento, ma è argomento per dopo. Beh, visto Ok. che sono, esatto, però visto che sono vitamine collegate a cibi abbastanza grassi, Mauro potrebbe aver mancanza di tocoferolo. Mauro, ti abbiamo risolto il problema dietetico. Vedi, ingrassa come un bufalo e sei a In posto. realtà io Prendi mangio un vitamina E. sacco di olive e di arachidi, non sortiscono il problema E non Vabbè, però. ingrassi, ed è per questo che c'è un girone all'inferno che aspetta solo persone come Allora, me. Yeah, sto arrivando. Sarò io me la ciccione girerò così. all'inferno. Quando uno mi dice sei ingrassato, io dirò: eh no, uno scompenso di 8 cafferolo è una cosa importante, no? Caffè. Come confondere la gente, Ma tu Io 8 caffè immaginati al che giorno. uno chiama il cane 8 cafferolo. Ma perché volere male Ma un animale? potresti anche chiamarlo Ace per quanto me ne riguarda, non pronunciarlo Ace. Attenzione, abbiamo. Ma perché, scusa, si chiama Ace? No, si No, non chiama. credo No, proprio. no, Anche no, perché invece. arancia è orange, quindi sarebbe orange, carrot and lemon, che sarebbe oca. Ragazzi, Mi piacciono questi fermi. dibattiti sul succo Sì, ace. innanzitutto Io credo non immagino succo ace esista si chiama oca nessuno. in inglese o si chiama ace? Ace, ace, ce Credo che l'abbiamo sia noi in ace per le. ristorante e si chiama ace. Certo, c'è da dire anche che è della Pago, quindi non lo so quanto sia Allora, vero. cosa cazzo ne capiscono gli inglesi di quello che c'è scritto? Loro leggono: mi dia un ace? Cioè, cos'è? Possibile. Possibile. In realtà non ho ancora chiesto nessuno, quindi non lo so. Perché nessuno sa cosa c'è dentro. Più o meno, Potrebbe essere perché. detersivo per loro. Più o meno. Ace piatto. Comunque, dovremmo fare una rubrica a parte solo per cibi, cucina, bevande. Sarebbe Rossana. bellissimo. E rossana, soprattutto. La crepe di caramelle rossana. Abbiamo detto agli amici castori che abbiamo scoperto esistere una crema al gusto rossana? No, però gliel'abbiamo detto adesso Credo di indirettamente, averla appena quindi fatto. è pleonastica la tua Beh, ragazzi, domanda.
Ma è una cosa fantastica, io vorrei stringere la mano a chi ha creato questa crema, e non lo so, è farmi quello un che ha fatto dentro. Fallire la grande distribuzione organizzata dalla Rossana, stai dicendo? Il grande genio. Secondo me è andata così, cioè la Rossana della Perugina lì alla linea di produzione delle Rossana, che ne ha messo un sacco dentro il barattolo, si sono squagliate e ha detto no, ho creato un geniale con la plastica però. Ok, cursus storici su Rossana a parte. A proposito di plastica, no, non c'entra niente la plastica. Parto io, perché ho visto una serie su Amazon Prime, una serie che è stata bella, veramente bella, mi è piaciuta tanto tantone, e poi ho scoperto che c'è una curiosità, perché ride? Ho detto solo tanto tantone. Era un po' flanderiano. Tanto tantino tantissimo, non lo so. Tanto, è una bella serie Amazon Prime. Okay. Trivia, ok, su questa serie che si chiama Uncoming, è tratta da un podcast, quindi questa serie era un racconto fatto da un podcast della Gimlet Media, un media dove ci sono tanti podcast di gente che racconta storie, episodi, e ad Amazon Prime è piaciuta così tanto che gli hanno acquistato i diritti e ci hanno fatto una serie TV. Serie veramente carina, 10 episodi, che ogni episodio varia tra i 25 e i 40 minuti, quindi è veramente molto facile da mangiarsi. Ho fatto binge watching, quel parolone che ad Alex non piace. Quella cosa che tutti voi continuate a inventare le cose. Parlate del motore di ricerca di Google, mai utilizzato da nessuno, cioè di cosa Microsoft mai utilizzato. Comunque, protagonista di questa miniserie è Julia Roberts, per la prima volta sul minischermo, sullo schermo piccolo. Serie televisiva diretta dallo stesso regista di Mr. Robot, quindi credo che sia un grande valore aggiunto. È stesso direttore della fotografia, questa cosa è importante molto per me, è stesso direttore della fotografia sia di Mr. Robot che di Stranger Things. Perché dico che è direttore della fotografia è molto importante per me? Perché la fotografia in questo telefilm è qualcosa di spettacolare e geniale, perlomeno, ripeto, per me. Non c'è una scena, un'inquadratura che non abbia una simmetria all'interno della stessa, e gli elementi sono messi sempre in modo molto ordinato e armonico, con colori e forme, quindi anche la palette dei colori scelta per l'intero serie TV è qualcosa di veramente azzeccato. Quindi, ispirato da vedere quelle scene, sono andato a cercarmi chi fosse in realtà il direttore della fotografia, e con mio grande piacere ho scoperto che è lo stesso di altri due telefilm che mi sono piaciuti per quanto riguarda la fotografia. Quindi, di cosa parla? Bene, sarà da guardare. Sì, no, ve lo consiglio. Se avete la possibilità di guardarlo e avete Prime, Amazon Prime, vi consiglio di spenderci queste due orette alla fine. Parla, la storia è veramente molto semplice. Praticamente c'è questa struttura governativa, è una di quelle che è sotto contratto, che è un contratto dato dal governo degli Stati Uniti, del Dipartimento della Difesa, a un'agenzia esterna, che si occupa di recuperare psicologicamente i soldati che tornano dal fronte, di recuperarli psicologicamente e poi reinserirli nella società civile con i lavori. Julia Roberts interpreta la psicologa, o il counselor, come lo vogliamo chiamare, okay, che aiuta questi militari appunto per inserirsi, e trova di suo particolare interesse un militare che nel telefilm si chiama Walter Cruz ed è interpretato da Stephen James, che si viene a creare questa chimica per la quale lei si interessa tantissimo a questo soldato e cerca di aiutarlo in tutti i modi. Sopra Julia Roberts c'è un'altra persona che è il suo capo, il suo direttore, interpretato da Bobby Cannavale, e non mi ricordo il nome nel telefilm, purtroppo sono stato molto attento, sì. Ah, Colin, giusto, si chiama Colin, mi ridicono dalla regia, grazie regia. Abbiamo una regia? Da quando? Praticamente la struttura del telefilm... Non è pagata. No, non è pagata la regia, ovviamente, come tutti noi, non siamo pagati. La struttura del telefilm è molto carina, perché praticamente la storia che si svolge dentro l'Homecoming, quindi dentro la struttura governativa, è ambientata nel passato che però è 2018, mentre le scene ambientate nel presente sono ambientate 4 anni dopo il 2018, quindi il 2022, se la matematica non è un'opinione, e il direttore della fotografia con il regista, quindi hanno deciso, penso più il direttore della fotografia, hanno deciso che le scene ambientate nel
presente e futuro, mi manda in crisi questa cosa, perché il presente è però il futuro in realtà, sono girati in 4/3 verticale, okay? Quindi non c'è il 16 noni completo, quindi tu stai capendo che praticamente è una scena del presente, esatto, perché vedi la scena passa da 16 noni a 4/3 però in verticale, non in orizzontale, quindi come se fosse registrata da un telefonino. Il setting mi hai detto dov'è locato il tutto? In Florida, mi hai detto in Florida, in un posto sperduto della Florida, perché alla fine tutto si vede dentro la struttura governativa, tranne le scene del presente che girano tra la casa appunto di Julia Roberts e il ristorante dove poi è andata a lavorare, perché poi nella storia si viene a sapere che si è dimessa e bla bla bla, e quindi è tornata a casa sua, quindi non avendo più lavoro si è buttata a fare la cameriera in uno di quei tipici diner americani che versano il caffè e ti dicono: ehi, ciao baby, come stai oggi? Vuoi una ciambella? Vuoi una ciambella? C'ho il buco? Fascia protetta, comunque. Recitazione di Julia Roberts, che è valsa nomination ai Grammy Awards, che per anche il telefilm credo abbia qualche nomination ai Grammy. Comunque ripeto, consiglio vivamente la visione di questa serie, perché è veramente bella e merita. Poi non voglio farvi spoiler sulla storia, quindi guardatelo. Okay, è un buon incipit. Lei era un po' sparita, comunque non mi ricordo un film recente con Julia Roberts, effettivamente era un po' passata in secondo piano. Poi, per carità, qualcuno mi potrà smentire, ma era un po' rimasta dietro le quinte di recente. Sì, no, non ricordo anch'io cose recenti proprio della Roberts. Mauro, volevo chiederti, però, come genere è più drammatico o più sul thriller, nel senso di o poliziesco, un po' fantascientifico, dove lo classificheresti? Allora, no, di fantascienza non c'è niente. Fantascienza c'ha degli elementi di poliziesco, no, è un drama thriller alla fine, perché c'è questa cosa che c'è la cosa governativa dietro che fa pressioni, c'è questo mistero di quello che avviene effettivamente dentro l'homecoming, e tu scopri piano 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 sino alla fine quello che poi effettivamente viene lì. Ok, quindi sei convinto. Sono un bravo convincitore di serie. Vabbè, per tutte le serie che tu hai suggerito le ho guardate, tranne una. Tranne Chambers. Sono piaciute tutte, esatto. Però abbiamo iniziato a vedere Russian Doll, è davvero figa. Quindi... Russian Doll, sì. Quindi bravo Mauro, sei un ottimo suggeritore. Poi parleremo del tuo compenso in separata serie. Yeah, evviva! In caramella rossa. In caramella rossa. Ti manca da vedere. Quali sono le valute di questo podcast? Diciamo quali sono le valute di questo podcast: le skin di Fortnite e le caramelle rossana. Cioè, e noi, da oggi, i succhi di frutti di mare, i succhi ace e anche i succhi oca. I succhi di mare. Io già li vedo ancora, quelli dei succhi. Cazzo, abbiamo sbagliato tutto, l'abbiamo chiamato ace in tutto il resto del mondo, non si capisce. Non lo capiscono neanche in Italia, maledetti. Ma signore, poi pensano che sia succo d'oca. Però ragazzi, c'è un elefante all'interno di questo podcast non indifferente. Sì, che stiamo cercando di evitare. Perché hai insultato Gianluca? Io non ho insultato Gianluca, ho insultato il tuo scrittore, di solito uno dei scrittori preferiti. Era il nomignolo che i bambini mi attribuivano a me per via del mio cognome, come insulto. Io ero l'elefante. Sulla spalla. Avete aperto pecchietto. Salutiamo i nostri castori psicologi, ma ora ho bisogno di voi. Ed è per questo che io odio gli elefanti, no, non è vero. No, gli elefanti non hanno fatto niente. Il passato da bracconiere. Niente, quindi comunque. Alex, sappiamo tutti che tu hai del rancore, del veleno da sputare, quindi ragazzi c'è dello spoiler da... perché Alex come gli elefanti non dimentica, c'è dell'odio, c'è dello spoiler, c'è dell'odio, c'è del veleno, perché Alex adesso ci darà le sue impressioni sulla conclusione della serie più famosa del mondo, presumo, in questo momento probabilmente la più seguita negli ultimi anni di sicuro. Quindi dici cosa pensi di Zack e Cody al Grand Hotel. Ed è proprio, io penso la tipa era gnagna, non so chi fosse, però grande. Allora, io volevo dire che ho assorbito bene la cosa, ci ho riflettuto e non nutro più il rancore che voi
pensiate che io nutra per la regia per non quel, sacco, quel sacco pieno di struto pezzente barbuto che vive in America. Ho scoperto dove abita, ci andrò, lo ucciderò, farò felici molte persone, andrò in prigione, avrò, andrò in sedia elettrica, avrò un motivo per farlo. Non capisco, non mi capacito come si possa rovinare una serie lunga 13 anni tra libri, cose, eccetera, tutto quanto, una serie che era costruita bella, nel senso che poteva attirare ragazzi, adulti, donne, uomini, cioè non aveva nessun tipo di anche transgender, qualsiasi cosa, non, cioè non dovevi avere un sesso per farti piacere quella serie, cioè anche le piante verosimilmente potevano leggerla, poteva quindi piacere, anche per lumache e cernie, soprattutto per lumache, c'è il bollino a fine libro approvato dall'associazione lumache e cernie 2019, categoria unita tra l'altro grandi amici, non ho capito come per puro marketing, per pura fretta o non lo so, perché probabilmente gli scrittori avevano un problema con l'alcolismo che nessuno ha capito, hanno rovinato totalmente un finale, perché non solo ti hanno costretto a mollare i libri per seguire la serie, perché il, allora ho detto che non potevo dire la parola ciccione, quindi l'hai appena detto sto cincischiando, credi semplicemente quindi... dire l'autore è Panzù, no, dai, non lo dirò, non cincischi il Sancho Panza che ha venduto i diritti della sua storia, l'ingegno, boh, non lo so, è stato tutto rotto, si è rotto, punto, è stata fatta una porcata disumana, è stato il peggior finale che abbiamo mai visto nella mia vita, perché c'erano delle aspettative Dexter, troppo grandi, Ciccio, non hai visto? Dexter. Sì, io non l'ho visto Dexter, ma probabilmente non penso che possano aver fatto una boiata più grande di questa, perché bastava uno sputo. Bastava un minimo di impegno in più, Mauro, per farlo meglio. Bastava un minimo di impegno in più, invece ma sono riusciti attimo, a rovinare tutto. Di rovinare cose, sono tu che le hai viste tutte le puntate, sono vere quelle cose che circolano sull'internet di tazze di Starbucks lasciate lì sul set, bottiglie di acqua? Sì, ma poi sono state corrette successivamente, però le prime che hanno rilasciato in diretta mondiale c'erano degli errori come queste tazze, che poi la tazza non era di Starbucks. La tazza era di un caffè qualsiasi, però anche le bottigliette nell'ultima puntata sì. Ah, mi stai dicendo che la fantasy medievale non c'era? Non lo so, guarda, sarebbe stato un finale migliore anche che fosse arrivato Starbucks a salvare la situazione. L'avrei apprezzato di più. Dato frappuccini per tutti, nuovo sponsor. Ci hai dato le tue impressioni, ma ora andiamo oltre le impressioni, raccontaci i fatti. Cioè, cosa andiamo è successo? Oltre la barriera. C'è un piccolo assunto di questa stagione finale del perché ha fallito così clamorosamente. Allora, spoiler alert. Erano arrivati fino alla quinta puntata dove avevano fatto una cosa fighissima, nel senso che hanno forzato eccessivamente l'evoluzione di un personaggio, però avevano messo un cliffhanger bello potente. Vorrei dire quindi... l'involuzione, se permetti, però va bene. Scusi, non sapevo che aveva una laurea in critica cinematografica. No, era un... A Gianluca non è piaciuto questo. Era una critica, al personaggio, non era per te. Che il personaggio vabbè, comunque, di cui effettivamente si tratta, potresti aver ragione dal punto di vista Daenerys, nel senso che tutti l'hanno osannata come eroina perché vedono la crescita di questo personaggio in anni e anni. E tipo si fanno un'idea dell'eroe ideale, quello giusto, quello che lotta lealmente, quello che ha un ideale forte, eccetera. Poi sorvoliamo che crocifigge gente, brucia città e tutto quanto. Vabbè. Però chi vabbè, non l'ha fatto? Tutti hanno avuto, i loro momenti in terra. No? Vedi Dio nella Bibbia, voglio dire. Sì, però aveva sempre però un suo filo. Aveva sempre un suo filo di dove tu potevi rispecchiarla nel paladino. Poi esce di cabina, proprio le sale l'ayatollah, come si direbbe da qualche parte, e uccide bambini, donne, uomini, innocenti, cani, gatti, pietre, tutto quello che trova, senza un motivo valido, preciso, solo perché le hanno ammazzato un'amica. Okay. Ah, è la trama cosa di John Wick. Cosa è se le ammazzano il gatto a questa? Io non lo so. Comunque poi si gira di palle e dice, ah cazzo, ma io ho un drago che peserà 4 tonnellate, perché non facciamo un bordello? E così succede. E quindi ovviamente gli altri personaggi, tra virgolette, buoni, dicono, cazzo, però così non va bene, ha ucciso la metà della popolazione.
e quindi ovviamente vanno a parlare, cioè hanno distrutto quindi un'eroina che si è costruita in 8 stagioni in una puntata. E siccome era la penultima puntata, nell'ultima cosa dovevano fare? Cioè, in genere l'eroe nelle fiabe, favole, racconti, tutto quanto, ha il suo percorso, poi al momento di debolezza, quello critico dove c'è una difficoltà da affrontare, e poi supera la difficoltà da affrontare e finisce la storia. E invece qua la fanno morire come una stronza. Come una stronza. Una conversazione di 30 secondi e la ammazzano. Io farei notare che tutti i secondi. Che ok lei, però molti personaggi sono morti come stronzi nel corso delle stagioni. Meno però costruiti, ci sta, però farli morire come stronzi. Perché nel senso, ma non nel ti finale. Fa capire, no, ti fa capire che se li fai morire come stronzi è perché è molto realista la storia. Sì, realista, sì. Passatemi il termine. Abbiamo parlato l'altra volta. Draghi, Capricorni, sì, sì, e sì, tutto sì. Quello che cioè, esce. Quello che voglio dire è hanno abusato della plot armor a piacimento, che è una cosa che a me distoglie un pochettino dall'immergermi in Game of Thrones. Tipo, perché, avete nominato, ripeto, questa cosa, questa plot armor anche la scorsa volta che abbiamo parlato degli spoiler di Game of Thrones. Spiegate a un profano come me che cacchio è una plot, la plot la armor. La plot armor è quella che permette a un personaggio di avanzare nella storia contro qualsiasi avversità semplicemente perché è importante, secondo lo scrittore. Quindi di conseguenza tu sai che a quel personaggio non succederà mai niente di male, malgrado tutta la, come posso dire, lo sterco che le avversità potranno presentargli alla porta, perché è un personaggio fondamentale. Daenerys lo era, almeno lei, Jon Snow, ricordatemi il nome del nano, per favore, fanno un Tyrion Lannister. Grazie. E lui erano i tre personaggi con la plot armor più forte in assoluto in tutto Game of Thrones, insieme a Arya, a Bran e Sansa. Sostanzialmente. Non dire il penultimo nome, ti prego, è impronunciabile. Però quello che succede è che lo scrittore o comunque gli sceneggiatori hanno creato delle morti ad effetto occasionali ogni tot puntate della trama, giusto per dire, ah caspita, mi c'era affezionato, adesso te lo ammazzo. No, quello non c'entra niente, no, quello è, no, tipo è quello che sto dicendo, cioè si è passato da un metodo di scrittura del genere a un estremo diverso da come me lo stai raccontando tu per le ultime stagioni, capito? Cioè, vabbè, questa... però neanch'io condivido la tua lettura, detto sinceramente, ne abbiamo già parlato nella puntata precedente, quindi direi di non soffermarci troppo sul metodo di scrittura, penso sia più un tuo punto di vista, è vero che sono morti tanti personaggi, però adesso... Mi sembra un'esagerazione dire che sono stati uccisi sistematicamente solo perché sì, perché così dici affezioni, è un sistema dello scrittore per aumentare il realismo. Sì, ho capito, no, questo è il mio punto di vista, però ho letto un perché sì in questo improvviso cambiamento ad effetto di uno dei personaggi principali, giusto per dare un colpo di scena, un colpo di... un cambiamento alla storia. Poi Alex potrà dire ovviamente cosa gli è sembrato in realtà. Io sto scegliendo il volo per andare in America dal nostro mangiastrumento, poi fate quello che volete. La metterò come una gita didattica. Non puoi farlo fuori prima che scriva i libri. Ha detto che il finale sarebbe cambiato enormemente. Comunque... Giallo, allora, questo è stato proprio cagare in testa a tutte le persone che hanno, perché allora lui ha detto: ah beh, ora sono finite le serie, mi hanno dato i soldi, dunque come faccio a fare più soldi? Aspetta che io sono fermo ancora alla quinta stagione con i libri e butto altri 2 o 3 libri in modo tale che la gente li compri solo per vedere il finale e che io possa vendere più copie di tutto il mondo, visto che ormai è diventato un fenomeno mondiale. Ah, è così, e no, invece io ti ammazzo. È una grande manovra di marketing. Gli metterò una ciambella nel giardino piena di strutto e a lui arriverà l'apice. E non è Peter Griffin. Non lo so, potrebbe stupirti, guarda. Comunque, per quanto riguarda i personaggi che muoiono, lui è sempre stato abbastanza crudo con le morti, e quello è una cosa che ti fa apprezzare la serie, perché ti affezioni a un personaggio e poi ciao, e allora sei costretto a riaffezionare. Ti affezioni di più, appunto, perché sai che gli potrebbe succedere qualunque cosa. Non ti affezioni di meno, inizi a diventare un po' più cinico. No, secondo me dici, cioè, personalmente io mi affeziono di più perché provo sempre più empatia, contando che, non lo so, io mi distacco molto dai personaggi che appunto respirano molto la plot armor, perché diventano quasi un po' effimeri.
mentre la piombo tutta questa respirazione, quelli, esatto, quelli che sono sempre un po' sul filo del rasoio sono quelli che ti fanno apprezzare sempre di più il loro carattere, penso, il loro sviluppo. Finché vabbè, morte non ci separi. Possiamo paragonare Game of Thrones a una corsa di cavalli. Una corsa di... No, vabbè, comunque... Tipo, tu aspetta, perché forse io ho avuto l'illuminazione e mi sento un po' deficiente in questo momento. Quindi la plot armor non è un'armatura fisica che qualcuno indossa e si sente invincibile. No, ci sono arrivato adesso allo zen. Perché io vi ho chiesto, che cazzo è la plot armor? E voi siete partiti, è una cosa che si usa perché i personaggi muoiono molto... Era un escamotage di scrittura per farsi una sorta di metafora per spiegare. Scusa, avrei dovuto iniziare con quello, però pensavo di essere stato chiaro. Perché? Vabbè, è sempre bello imparare cose nuove. Cioè, esatto. Dopo il binge watching. Però effettivamente Mauro ha creato un oggetto che sarebbe fighissimo da mettere. Ma questi personaggi che si muovono con l'armatura invisibile, in realtà sì. Non conoscendo niente dell'universo di Game of Thrones, per me plot poteva essere scritto anche PLOTH, che cazzo ne so, poteva essere il nome dell'armatura, cioè se tu mi dici plot armor... Sarebbe stato comunque un finale migliore rispetto a quello che è stato... Plot armor. Sì, tutta la gente importante che gira con uno scaldabagno impenetrabile di armatura. Infatti, io dicevo, come fa questa armatura a passare da un tizio all'altro? Cioè, la rupa se non può morire, no? Certo. Comunque, per chiudere il discorso Game of Thrones, perché sennò diventa, oltre che io soffro ogni volta che ne parliamo. No, per quello che stiamo parlando ancora più a fondo. Per chiudere questo discorso, il ragionamento è che potevano fare una qualsiasi cosa nel finale dell'ultima scena per tenere aperto un qualsiasi altro coinvolgimento, anche se era l'ultima puntata, non gliene fotteva niente, potevano solamente fare una micro scena dove facevano intendere che sarebbe successo qualsiasi cosa, tipo una Daenerys con gli occhi blu, tipo che era diventata il nuovo signore della notte, il drago che si gira di coglioni e inizia a bruciare la gente a caso. Un drago bianco occhi blu, poteva okay, uscire calma. Anche Yugi per come è andata, cioè, non è un problema. Potevano fare un qualsiasi cosa che avrebbe creato appunto il cliffhanger nel finale di stagione, che ti avrebbe detto ah ok, è un finale che fa tanto schifo ma non così schifo come poteva essere se avessero tagliato 10 secondi prima. Finì. Quindi chi ha vinto? Se chi muore è il re dei re? Nessuno sul trono. No, il re dei re è il personaggio più inutile di tutta la storia, l'hanno pompato senza un motivo, era quello che era al di sopra di tutte le cose, che i giochi del trono erano stronzate per lui, e di colpo è diventato quello più interessato al trono, era quello che poteva vedere il futuro, il passato, il presente, e quindi tutto quello che sarebbe successo lui l'ha visto. Lewis Carroll, esatto, Lewis Carroll è salito sul, e tra le altre cose gli fanno evviva Bran lo spezzato, cioè non è che gli cambiano neanche il nickname visto che è re, no, lo chiamano Bran lo spezzato perché siede a rotelle. Vabbè, questo è il meno, okay. Però insomma come personaggio era molto secondario, almeno io sono fermo fino alla stagione 6, a parte il fatto che potesse vedere il futuro, non è che l'avessero mai over pompato. Aveva il carisma di un barattolo in dispensa, dipende dal barattolo, se è pieno di spirito. No, Bran è veramente aiuto. Tuttavia, no. Tuttavia. Cioè, in termini di trama, potrei anche comprendere che la ricerca. In termini di trama, no, perché lui si era detto che era questa entità superiore che non era più umano. È vero, ma potrebbe anche averlo detto. In previsione di non voler creare diatribe, perché magari aveva già previsto. Stai difendendo il Mangialardo. Non sto difendendo il Mangialardo. Ho scritto i suoi tirapiedi. Le ultime serie non sono state sceneggiate direttamente dall'amico di Alex. Sono scritti da Vice e quest'altro tizio, che a quanto pare, non lo so, si drogano pesantemente, non lo so. No, loro sono nella mia lista, smetteranno anche di drogarsi. Valar Morghulis. Perché Alex, gli pagherei un centro di recupero? Sicuramente. Sì, questo centro di recupero in mezzo è sotto il mare, è con due piedi di cemento. Bellissimo. Vince chi sa respirare sott'acqua. Ops.
Bella e anche lì non è una bella vita, però vabbè. Possa respirare sott'acqua. Non lo so, ragazzi, le ragioni andrebbero cercate nel perché si è arrivati a una puntata numero 6 veramente di questa qualità. Ne stavamo parlando anche l'altro giorno. Aspetta, fammi capire. Quante puntate sono in totale? Cioè, l'ultima stagione, la cosa più importante che è successa dopo Gesù Cristo, c'è solo 6 puntate. Aspetta, sì. Però sono 6 puntate strutturate da un'ora e mezza contro le 50. Ma che un'ora e mezza? Ma che un'ora e mezza? Ma un'ora e 25. Non vuol dire baggianate. Un'ora e 25. No, sono, ce n'è una, ce ne sono un paio da un'ora e 10, una da 54 minuti. Però comunque devi togliere sigle, cose che sono successe la puntata prima e quant'altro. No, però 4, 5, 6 duravano un'ora e 20. Ale. Sì, ok, adesso una scusa sì. Per fare ste merdate, non ho capito. Cioè, nel senso, no, vabbè, ma l'abbiamo fatta un'ora e 20, quindi posso scriverlo coi piedi il finale. No, 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 non è una scusa, non è una scusa. Stavo solo cercando di spiegare che sì, sono 6 puntate, però ne valgono almeno come 8, diciamo. Anche se storicamente ha sempre avuto almeno 10 puntate Game of Thrones, a parte le ultime 2 stagioni, forse. Però a quanto pare disegnare draghi e metterli in modellazione 3D ci c'ha tutto il budget. A quanto pare sì. Sì, cosa ti dica, ne hanno fatti fuori 2 in 3 puntate appunto perché era più semplice così. Troppo costoso. Io l'ho già sentito quello che diceva shut it down. Ma signore, questo non shut it down. Non abbiamo budget. Vabbè, fate quello che volete. Allora. Però effettivamente, cioè, loro i copioni ce li avevano, eccetera, eccetera. Non si sono chiesti se fossero soddisfatti del risultato finale. Comunque sappiate che scriverò i miei finali alternativi, ne scriverò 5 e saranno tutti migliori del finale. A proposito di fan che scrivono finali alternativi, avete sentito la notizia di quello che è successo con Sonic? Sì, rifaranno parte del modello 3D perché non è piaciuto e c'è stata una mezza petizione. Questo sì, ma è un bene e un male al tempo stesso. Questo è perché? Male. Perché è male? Perché dai potere ai soldi, cioè nel senso non riuscirei mai più a fare un'opera. Vabbè, tua, aspetta, cioè. Mauro, ci sono due correnti di pensiero. Ho letto anch'io di chi supportava la scelta del regista di non dover dare troppo alito a queste voci di corridoio. Tuttavia, corridoio, non quando sono di corridoio, c'è chi lavora per la gloria e chi per i soldi. Aspetta, è notizia, non è più notizia. Sì, sì, va bene. Infatti, è stato anche confermato. E va bene, però, quando ti proponi con un brand nuovo, sulla base di un qualcosa di davvero vecchio, genera così tanto scalpore in pochissimo tempo, cioè è grave, non è normale. Perché stai sfasciando un qualcosa a cui ti sei affezionato. Detto sinceramente, quando ho visto il trailer per la prima volta, io personalmente non mi sono allarmato più di tanto, nel senso avevo capito che era Sonic, ho capito che era diverso, avevo un po' mentalmente accettato che fosse molto diverso dall'originale. Perché abbiamo visto un sacco di film tratti da videogiochi che comunque siamo rassegnati che faranno schifo. Vedi il film di Super Mario degli anni 90. Ecco, vedi, quello è un altro problema. Il fatto di vedere il trailer con scarso ottimismo è un altro tema. Però sì, ma il trailer deve conquistarti, se no non è un trailer. Cioè, che cosa serve il trailer? Lo so, ma la maggior parte dei fan si sono sentiti davvero indignati perché sto Sonic sembra tutto meno che Sonic, fondamentalmente. Giustamente. Anche secondo me è molto borderline tra libertà. Okay, adesso ti faccio. Vado veramente di iperbole. Quindi è soltanto un esempio per farti capire il mio punto di vista. È quella che sto per fare è un'iperbole gigantesca. Vabbè. Okay. Metti che Van Gogh sia viva adesso ai tempi nostri. Fai il quadro dei girasoli. Tutti si indignano perché quelli non sembrano girasoli. Van Gogh ridipinge i girasoli per far contento il pubblico. Cioè, non va bene. Aspetta, ma tu stai paragonando... Io sto partendo di... stai paragonando film trash per fare soldi con un'opera di Van Gogh. No, hanno due scopi diversi. Sì e no. Ok, perché a posteriori adesso chi possiede i girasoli di Van Gogh è multimilionario, quindi l'obiettivo ultimo, il fine ultimo adesso è quello di fare i soldi. Ho preannunciato che era un'iperbole, quindi non okay, è... Ok, però vabbè. Non ero forte.
È un po' difficile anche da analizzare perché, vabbè, un conto è un pittore che prende un elemento naturale e lo interpreta a modo suo. Un conto è riportare in vita un brand come Sony, che è portarlo al cinema per la prima volta e ridisegnarlo. Però in questo caso stai cambiando un'entità che fondamentalmente è un trademark, mentre il girasole è un elemento che esiste sul pianeta, ognuno è libero di immaginarlo a proprio piacere. James Cameron, secondo me, con Avatar. Gli Avatar ci fanno schifo, cambiateli. È uguale, cioè, non va bene. Sempre va. Però... Aspetta, aspetta, ma sono qua c'è un discorso affettivo. No, c'è un discorso affettivo. Infatti. No, perché Sonic era un'icona, nel senso che aveva... Appunto. Usciti quanti giochi? Giallo, 30, 40? Vabbè, quello che è... Rafforzato negli anni, eccetera. Il francese è andato sempre... veramente... Sì, sì, esatto, si è andato a però perdere. Però aveva sempre la stessa forma. Vero, cioè, sì, era costante stato, nell'aspetto. Cioè, è sempre stato costante nell'aspetto e quindi tu è normale che anche se sono videogiochi ti affeziona la copertina, ti affeziona quello che è cosa. Sì, è sempre lo stesso. Poi se tu pisci su questa cosa... No, Mauro sta cercando di difendere la libertà del regista dell'autore, di immaginare Sonic come vuole lui. Esattamente. Io difendo parzialmente i fan da questo punto di vista, perché si hanno avute parecchie castronerie nella trasposizione di opere da videogiochi, fumetti al grande schermo. Spesso sono state dei cash grab giusto per... Si veda Dragon Ball Super, ad esempio, se i fan avessero avuto Dragon Ball Evolution, quella schifezza assoluta che è successa. Mamma mia! Che se i fan, qualunque fan fosse stato preso per chiedere un parere, avrebbe distrutto quel film e non avrebbe mai visto la luce, ma purtroppo è successo. Quindi, se sono dei cambiamenti minimi, a richiesta comunque... lecita, non di cambiare totalmente una trama, perché quella sarà quella decisa dal regista, però se il look non rispecchia quello che potrebbe effettivamente attirare la gente, se non per qualche lamentela, la gente sarebbe andata comunque al cinema, sarebbe andata comunque, però Sonic, voglio portare all'attenzione anche un'altra cosa per Mauro. Lo studio di produzione che ha realizzato Sonic in digitale è lo stesso che si è occupato di Detective Pikachu. Però, per come sono stati realizzati i Pokémon nel film di Detective Pikachu, la somiglianza è molto maggiore rispetto... Cioè, c'è molta meno distorsione, no? Tra il Pokémon videogioco o Pokémon disegnato e il Pokémon di Detective Pikachu. E mentre, appunto, Sonic disegnato... E quindi a questo punto io mi chiedo anche un po', ma è stato davvero voluto... È proprio questa distorsione, oppure magari semplicemente è venuto così da un certo punto di vista questo Sonic? Semplicemente è stato fatto da persone che magari, non conoscendo il franchise, non conoscendo quanto la fanbase fosse, non ci hanno messo la stessa, perché comunque se andiamo a vedere in termini, a parte, perché alla fine è qualcosa Sonic, è qualcosa che è vecchio, cioè lo conosciamo noi videogiocatori che ci abbiamo giocato all'inizio degli anni 90. Sì, però quello che ha detto Alex regge, cioè l'aspetto è rimasto tale dagli anni 90. Però io sto parlando adesso dell'impegno che ci hanno messo, che ci hanno trasfuso, perché se tu vai a chiedere un Pokémon, anche un bambino di 5 anni sa che cos'è un Pokémon, mentre se chiede un bambino di 5 anni nato adesso chi è Sonic? Va bene, quindi... Ok, quello d'accordo. Però persone che hanno cercato un target diverso. Bambini di 5 anni. Bambini di 5 anni ci andranno lo stesso, perché comunque certo, è perché animato, quindi qualcosa animato, quindi porta i genitori e pace. Però il brand deve attirare sia i vecchi fan che nuovi. Scusa Mauro, vabbè, tu non guardi Marvel, però ci sarà di sicuro ok, dimmi il tuo fumetto preferito, Mauro. Batman. Anzi, il mio fumetto preferito è... Vabbè, fumetto. Sì, vabbè. Il fumetto. Ok. Immaginati Watchmen, giusto? Immaginati che nel film che hanno fatto, che poi non so se ti piace o non ti piace, eccetera, fatto, però mi sembravano abbastanza, fedeli. Bene, sì. A me è piaciuto molto quel film. Immaginati se a Rorschach, se ho sbagliato il nome. No, è lui. Anziché le... come si chiamano quelle di psicologi, le macchie? Le macchie di Rorschach. Esatto. Rorschach. Sì, per non sbagliare proprio. Immaginati il test di Rorschach, se non gli avessero messo le macchie. Se togliendo proprio è un elemento caratterizzante del personaggio, è diverso, non è come fare il design diverso, non è che gli hai cambiato tipo che so il taglio del capotto, o invece di mettergli un fedora gli hai messo il cappello di Zorro. Cos'è un fedora? La paglietta.
Non era Dora l'esploratrice, tu cos'è la pagliata? Cos'è al mare? Sei Dora. Che cazzo. Vabbè, comunque, ridendo okay. Scherzando, sì, sbagliato, no, forse ho sbagliato l'esempio, però comunque... Ah no, ho capito verità, cosa vuoi dire. Però per Sonic, no, Sonic cioè, alla fine è tutto troppo. Testa, è tutto testa, un corpicino e le scarpe, quindi cambiando gli occhi... Gli avevano cambiato completamente quello che era. Però, cioè, perché erano proprio iconici. Sì, gli occhi ci, sta, ci sta che protesti, però non ci sta che tu costringi qualcosa che è, viene fuori, perché quella alla fine è l'arte di quel regista, di quella casa di produzione, di quel... ma non lo so, non era un film da Festival di Cannes. No, no, beh, non lo sarà, non lo sarà mai, perché comunque è Sonic, ma... Cioè, non perché non Money Grabber? Quindi vabbè, tornando al tuo parallelo, cioè, è vero che anche per questi film c'è one shot, non ci sono seconde possibilità, quindi io capisco anche che i fan lo vogliano il più vicino possibile, il migliore possibile a quello che possono immaginare, no? Ognuno farebbe questo discorso. Per esempio, se a me toccassero, no? Uno dei miei temi preferiti, Final Fantasy, decidessero di fare un nuovo film, chiaramente live chiederei action Final una Fantasy. Fedeltà assoluta, non accetterei una virgola di diverso, cioè non accetterei sì, un cosa suo fai? Ti metti un fucile in valigia, vai in Giappone e uccidi la produzione. Nessuno rubi le mie idee su quello che voglio fare. È normale che partono questo genere di petizioni, perché sono cose importanti che succedono ma è una quello volta. Questo, non sto togliendo il fatto che la gente si possa indignare, arrabbiare perché hai preso un personaggio della loro infanzia con cui magari ci hanno speso tantissimo tempo e l'hai reso brutto. Però, ok. No, aspetta, Mauro. Aspetta. Però, per tornare al tuo elemento di prima, c'è qualcuno a cambiarlo perché a te non va bene. Aspetta, Mauro. Però, tornando prima, tu hai parlato dell'artista, no? Sonic non l'ha disegnato lui, Sonic non l'ha creato lui. Lui è uno che semplicemente ha preso e voleva fare un film su di lui e ha cagato fuori. Se l'autore, di Sonic, quello vero, che non so sarà qualche. Se l'autore di Sonic l'avesse fatto, costretto la produzione, è un altro paio di maniche. Io sto parlando della fan base. Ma l'autore si è intascato i soldi e ha detto: ok, fai quello che vuoi. Infatti, nessuno ha detto che l'autore è una persona. È morto? Non ho idea. No, però gli avrà venduto i diritti per il film. È un coglione. Un è un coglione. Però lui era l'unico che aveva diritto di snaturare quello che aveva creato. Vedi, è socialmente accettato se è l'autore stesso che decide: no, Sonic così non mi piace più, lo faccio così. Ok. Perché lui l'ha creato, quindi lui sa effettivamente com'è. Esatto, e allora lì sono d'accordo che l'autore ha il diritto di fare quello che vuole, la fanbase si deve stare zitta. Su questo ti sono d'accordo, però se è uno che acquista i diritti e poi distrugge quel qualcosa che era, allora la fanbase secondo me ha il diritto di rompere i coglioni, solo in quel caso. Se invece è l'autore stesso che decide no, è così, lo stesso per tornare a Game of Thrones. Il mangiastrutto se ne è lavato le mani, dato a questi scrittori che hanno forzato questa cosa. Ah, su quello sono d'accordissimo, ne stavamo parlando anche l'altro giorno, che non però puoi... Però lui ne ha colpa lo stesso. Essere... colpa sì, lo stesso. Esatto, non puoi fingere un'ingenuità intellettuale da dire, oh beh, io ho venduto i diritti e facciano quel che vogliono. Eh no. Esatto, no. Però se a parte che lui seguiva per quelle riprese, non è che era lì a... magari gli avranno messo le ciambelle da una parte mentre stavano girando, adesso... Comunque è distratto, sta dicendo. È distratto con metodi impossibili, di sicuro per sì, lui. Esatto. È arrivato con il doppio caramello. Sì, presto ci detenere insieme. Mi piace immaginare gli sceneggiatori con una canna da pesca e con l'esca a una ciambella. C'era un carretto di Krispy Kreme lì a fianco, c'erano solo le ciambelle preferite da George Martin. Secondo me è andata così. E qualcuno che gridava hold the door. Comunque comunque sì, secondo me se l'autore fa una scelta così ha tutto il diritto, perché è un prodotto suo, è un personaggio suo e lui ha il diritto. Se invece è un esterno che acquista la cosa e fa il cazzo che vuole. È già successo con qualche film di Batman, Ale, che tu ti ricordi? Allora, che hanno magari acquistato diritti qualche pagliaccio, hanno fatto una cagata enorme. Vabbè, se vuoi gli esempi recenti di Batman contro Superman in termini di velocizzare un prodotto giusto per venderlo, può essere quello l'esempio, cioè che era fedele soltanto in citazione ai fumetti, ma in sé per sé la storia faceva letteralmente schifo, cioè iconicamente erano tutti quanti uguali alle loro controparti fumettistiche, messi però alla rinfusa in una storia sbagliata.
per fartela breve. Quindi sì, se i fan avessero avuto qualcosa da ridire avrebbero detto: ehi, Doomsday non ci fa niente, ehi, perché stanno combattendo, e B, perché non abbiamo un film con Batman solo prima e poi fare tutto questo insieme. E poi perché c'è Ben Affleck? Ma Ben Affleck c'è ancora? Io mi sono perso gli ultimi non sviluppi. Non lo so. Io sembrava di no, sì, sembrava di no. Schifo. No, okay. Allora, come aspetto e tutto quanto, era l'unica cosa positiva. La cosa negativa era la scrittura di tutti quei film. Christian Bale is the only one Batman. D'accordo, Christian Bale è valido. È uno dei buoni. Mm-hmm. Perché? Cioè, l'altro chi era? Pierce Brosnan? Poi Daniel no, Craig. Chris Brosnan non è mai stato fatto. Quello è 007. È 007. Che bello. Michael 007, Keaton era l'altro. Michael Keaton, quando è che ne escono di nuovi? Che sarà alto un metro e un cazzo, però è bravo. Quando è che ne escono però di nuovi 007? Non lo so, bisogna chiedere innanzitutto Daniel Craig è ancora in business oppure l'hanno già rimpiazzato. No, cioè, l'hanno fatto, l'hanno silurato. C'era Idris Elba adesso, il nuovo 007. Ah, figo, a me piace Idris Elba. Quale film? Hanno... No, non hanno ancora rilasciato niente né ci sono rumor su trame, quindi non saprei, però avevo sentito di Idris Elba come 007, il primo James Bond di colore. Chi è Idris Elba? Sì, l'attore di colore. L'attore che fa il guardiano del gate di Asgard. Ah, è figo quell'attore, bravo. Assolutamente. A proposito di Idris Elba, se non l'avete vista, recuperatevi Luther, stagione sì. Dramma poliziesco corto, ambientato in Inghilterra, e lui è davvero davvero molto carismatico, quindi come 007 ce lo vedrei discretamente bene, a parte ha un che unico, è un armadio. Ha un unico problema, lo si riconosce subito se va in un paese che sono tutti bianchi, tipo in Scozia, tipo, c'è però, una nuova persona in Italia, in Scozia. Ha il portamento da 007, però quello ce l'ha, la classe non gli manca, almeno secondo me. Quindi sarà 007, che ne so, Goldfinger in Congo o roba del genere. Vabbè, dai, okay. Daniel Craig era James Blond, qualche cavolata. James Blond! però Daniel Craig se l'inventerà. La prima volta che era stato scelto Daniel Craig, è vero, le critiche erano perché era biondo. Su Idris Elba non, spero che non ne facciano, perché altrimenti sarebbe una politica sarebbe razzismo, cioè. Vabbè, tanto con i giorni che corrono tanto non si sprecheranno di sicuro, perché la caratura dell'attore secondo me non è discutibile. È davvero bravo, quindi speriamo che... Ma io li adoro, James Bond, non vedo l'ora che esca uno nuovo. Poi non commenterò tutte le volte che mi deludono, le cagate che fanno, però tipo continuo a essere Abbiamo nominato Detective Pikachu, qualcuno è andato a vederlo? Ancora no. Io ho una domanda su quella cosa, ma cioè può esercitare Pikachu? C'ha un distintivo? Dove ha studiato? A quanto pare la voce di Ryan Reynolds, però. Quindi... Ha fatto un corso online. Detective Pikachu, però, non so se lo sapete, si basa sul videogioco per 3DS, che è anche molto carino. Fondamentalmente la stessa identica cosa, Pikachu che parla con la voce grossa e devi cercare di risolvere enigmi. Presso l'università però, della vita. Pikachu con la voce di Deadpool, ragazzi. Ma stanno abusando un po' di Ryan Reynolds? Un pochino. Nella maniera giusta, però è commercialmente valido come abuso, è accettabile. Vabbè. Sicuramente non lo so, ne stanno abusando sentendo un po' come... Come ne stanno abusando di The Rock, cioè voglio dire, fa un film ogni 3 mesi The Rock ormai. Sì, ma tanto i suoi ruoli non hanno nessun tipo di preparazione, non deve studiare copioni. The Rock deve fare solo The Rock in Jumanji, Skyscraper o come caspita si chiamava, qualsiasi altra bellissimo cosa. Film quello, bellissimo. Quell'altro film. Con la scimmione, poi ha fatto Baywatch. Rampage, fatto... giusto. Tutti nella watchlist che rimarranno. Sì, esatto, non ne ho visto neanche uno, quindi sono sicuro che... Ragazzi, ormai possiamo fare la serata The Rock se ci vogliamo fare del male. Ma solo molto quando male. Faremo la serata... This must be the place con la bottiglia, esatto, di San Luca. Stavo per dire. Quando la facciamo sta cosa? Possiamo fare una live su YouTube? Però vedranno le nostre facce che mangiano popcorn e bevono Sambuca nel mentre... Chi ha parlato di popcorn? Quelli sono extra. Io ho parlato quelli di popcorn. Assorbono l'albero e ci fanno comprendere me, il film. Se non i popcorn. No, tanto non c'è modo di comprendere quel film. Ecco, guarda, se dovessi scegliere se tenere questo finale di Goto, guardare This Must Be The Place 1000 volte, sceglierei guardare This Must Be The Place 1000 volte. Così ti grave, fatto questo così è pesante. Guarda, è uno non lo so sicuro.
George Martin trema dopo. Aspetta, quello. Cioè, lei si è fatto un nemico molto poco potente. È proprio veramente il caso di dirlo. Molto è diventato fan potente della cosa che odia di più piuttosto che amare la cosa che amava. Ah, ditemi quante volte io ho difeso sta cazzo di serie. Mi sono alzato alle 3 del mattino. Tantissime. Per evitare gli spoiler. Alle 3 del mattino. Sapete adesso, cosa vuol dire alzarsi alle 3, addormentarsi alle 4 e svegliarsi per lavorare? Ripensandoci, ne valsa la pena? No, è proprio per quello il problema, perché non ne valsa la pena. E quando hanno letto fino a sopra gli studios. Figlio di puttana! Guarda il sale che esce. Sì, ed è grosso, ragazzi. È grosso. Mica, insomma, ora, Ale, il tuo compito è trovare una citazione bella di Game of Thrones per chiudere la puntata. Per chiudere l'episodio, esatto. Una citazione di Game of Thrones. Piccola parentesi, pre battuta finale. Sì, mi è capitato già aspettare quei 10-15 minuti per Alex, quindi non io un'altra parentesi. Mi è capitato negli ultimi giorni di vedere qualche documentario, anche Linea Verde, ragazzi, anche Linea Verde. Beh, okay. E ogni volta che mettevano dei motivi un po' medievaleggianti, dovevano ripetere un po' queste tappe storiche, è partita per almeno 4 volte in 4 diversi documentari la sigla di Game of Thrones come a simboleggiare il medioevo. Questa roba veramente sì, li vendono i diritti delle musiche alla linea, sì, scandaloso veramente, secondo me. Invece ho una piccola parentesi videoludica che si ricollega al nostro autore panzuto che tanto piace ad Alex, il signor Martin. Si rumoreggia che abbia lavorato con la From Software per il nuovo titolo che dovrebbero presentare a, credo, degli Amici Castori e la casa produttrice degli Amati Giochi di Alessandro, ovvero Dark Souls e Amici, tutti Souls. A quanto pare il setting sarà di mitologia nordica. Dovrebbe essere un open world con 3 personaggi da scegliere per l'intera campagna, che cambieranno radicalmente di gameplay e avvenimenti a seconda di quello che si sceglie per portare a termine il gioco. Quindi non si capisce se dovranno combattere divinità o che cosa, o come la storia sarà strutturata, però se questo fosse vero, Alex potrebbe adorare oppure detestare a morte questo gioco come il sottoscritto. Ho preso 3 di noi con un piccione solo. In pratica sì. No, vabbè, anche Gianluca, se ci fosse un Thor lì in mezzo lo vedrei tentennare, però l'interesse ci sarebbe. Comunque l'ho trovata la frase. Certo, non lo giocherò mai questo titolo perché viene dalla From Software, quindi guarderò un sacco di gameplay. Quindi ci tieni ai tuoi reni. Ah, tra l'altro, avevamo una rubrica: Mauro sta giocando a Dark Souls 3? La risposta continua a essere no. Okay. Ottimo aggiornamento. Le rubriche migliori. La facciamo poi un sondaggio dei nostri castori, qual è la rubrica che piace di più? Cioè, la frase del giorno: Mauro sta giocando a Dark Souls oppure... Voglio la rubrica meteo con Olly Williams, però. No, abbiamo la rubrica del calcio. Che stai giocando oggi, Mauro? Qua il Manchester City ha vinto lo scudetto, quindi no. C'era la parata in città lunedì sera e non faceva andare in centro. Se tu lanciavi uno spillo, prendevi almeno 5 persone. Fantastico. Picchia, spelli belli lunghi. Comunque ho trovato la frase ed è iconica di tutta la serie e mi auguro che qualcuno capisca il significato nascosto. Fan il di Nord Game of non Thrones... dimentica. Scusa, ti ho coperto. Tranquillo, avevo freddo, grazie. Allora, oh no. La frase è: il Nord non dimentica. E nemmeno i fan della serie. E nemmeno chi ha letto i libri. Ciccione, sappio. Ok, tutti i fan di Game of Thrones avranno sicuramente riconosciuto la frase, quindi vi invito, se l'avete riconosciuta, scriveteci un commento qua sotto con il nome di chi l'ha pronunciata, l'episodio. Tutti, cazzo. Alle parole di Alex scommetto che stanno ancora affilando i forconi e fateci sapere se volete aggregarvi alla crociata di Alex per invadere Los Angeles a questo punto e invadere casa di George Martin e ucciderlo e impiccarlo e fargli fare la fine, non lo so, del maiale rosolato sostanzialmente. Dove vive George Martin? Non credo sia su internet. Ok, l'11ª puntata di Gammacast termina qua con i rigurgiti di vendetta di Alex. Noi vi diamo l'appuntamento a settimana prossima, se tutto va bene. Gianluca, tu quando è che parti? Io lascerò questa terra il 20 giugno. Ok, quindi abbiamo ancora qualche settimana prima che... Quindi
per i necrologi ci sono tempo. Ma dai, ma non è vero, secondo me riusciamo a registrare lo stesso, perché senza un caster non potete registrare, io spero che questo sia un gamma caster, un gamma caster. Allora, mandateci nella nostra email gamma podcast@gmail.com tutti voi che avete un nome che inizia con la G, mandateci i vostri provini video e noi valuteremo per sostituire Gianluca per le ferie. Ma non lo so, secondo me ha tanto carismatici quanto pipponosi con i concetti anime fantasy, non lo trovi così cartoni animati giapponesi. Bene, addio vi invito ad andare sui nostri social, quindi ci trovate la pagina Facebook, adesso siamo addirittura su Instagram, continuate a seguire tutti gli episodi, se non li avete ascoltati li trovate su YouTube, questo invece andrà anche in onda su Spreaker, l'undicesima quindi si chiude qua, ci sentiamo alla 12, grazie ad Alex per essere sopravvissuto al suo tempo. Abita nel New Jersey, andiamo lì. L'abbiamo perso in finale. Grazie ancora ai miei amici Gianluca, Alessandro ed Alex, io sono ancora Mauro, un saluto a tutti voi e buonanotte, ciao! Alla prossima! Ciao.